avete tanto tanto richiesto, che oggi voleva fare un intro speciale. Venga! E quindi entro così. Cacchio, entro sempre uguale, quindi volevo cambiare un po'. Giusto, è giusto, sei un ospite speciale del mio canale, sta richiesto. Merito un ingresso come si deve. Esatto, davvero VIP. Però prima di tutto, oggi è Natale, quindi... tanti auguri. Tanti auguri, ragazzi! Oggi siamo qui a tenere compagnia dopo i pranzi. Ce n'è da smaltire, come prima i pranzi finiscono da quando inizia la cena. La cena. Quindi noi siamo a metà tra il pranzo e la cena. Esatto, uno con la pancia piena, cioè che cosa faccio oggi? Guardiamo un video di Miss Carla. Per forza. Con un ospite specialissimo. Bene. Che video è? Che video è? Ce lo vuoi spiegare tu? Allora, io non ho capito granché, come al solito. Ovvio. Però in pratica dovremmo dire delle cose, delle frasi, delle cose che ci sono successe. Yes. Ce ne saranno tre. E lei dovrà capire qual è quella vera tra quelle tre. Esatto. Cioè, saranno due false. È una challenge che si chiama Two Lies, One Truth. Okay. Due bugie, una verità. Quindi io devo indovinare la verità fra quelle che mi dice e tu devi indovinare una verità fra quelle che ti dico. Quindi tiriamo fuori i telefoni. Io le liste. Anch'io. Qua. E cominciamo subito. Allora. Dai. Io ti dico che ogni tanto indosso dei vestiti con il cartellino. Oppure, non indosso mai un vestito due volte. Oppure, se mettessi una scarpa al giorno, andrei avanti 40 giorni senza indossarne una due volte. No, aspetta, ma pure gli indovinelli della domanda, scusa. Non è un indovinello. L'ultima com'è, scusa? Allora, ogni tanto indosso i vestiti col cartellino. No, l'ultima, l'ho capito, i primi due. Se mettessi una scarpa al giorno. Un paio di scarpe al giorno. Andrei avanti 40 giorni di seguito senza mettere la stessa scarpa due volte. Ah, quello capito? Potrebbe proprio essere. Quindi, qual è la verità fra queste? Vestito col cartellino, penso che proprio tu non te ne accorga, perché sei tutta con tua precisione, cioè quello lo escludo. Poi hai detto, quella delle scarpe potrebbe essere, comunque secondo me ne hai tantissime se sono come i vestiti. Poi non so se le tieni solo lì. Le tieni solo lì? No. Se no quella di... Non indosso mai un vestito due volte. Beh, calcolando voi donne che ci avete sempre la paranoia dei vestiti, però dai, non ci credo, che cos'è, io sono usa e getta, secondo me sono le scarpe, è giusto? Sbagliato. Vuoi sapere qual è quella giusta? Il cartellino. Sì! Ogni tanto ti dimentichi del cartellino. Ma come fai? Dai, fastidioso, ti punge. Te lo giuro, ogni tanto vado in giro e dico, porca la miseria, mi sono dimenticata il cartellino. Ogni tanto anche fuori, quindi faccio le figure di mezzo. Quale sport non ho ancora provato? Ok. Allora. Golf, snowboard oppure lo sci? Secondo me non hai ancora dove. Snowboard, non hai ancora provato il golf, secondo me. E invece sbagliato. Ho sbagliato, cos'è che non hai ancora provato? Snowboard. Ma cosa stai dicendo? Che siamo andati in gita insieme a fare snowboard? Ma come non c'eri? Quella gita lì non c'era. Mi ha fregato così, ragazzi. Mi ha fregato così. Il golf sì, ho anche una foto su Facebook. Cacchio, è vero! Però ho detto, la neve... C'è la neva. C'è la neva. C'è la sciare sulla neva. C'è la neva. Va bene. Niente, siamo 0-0, ragazzi. Una volta sono stata a Parigi, una volta sono stata a New York, una volta sono stata a Napoli. La pizza, spaghetti. Allora, New York ci deve andare adesso, quindi... Non si dice! Vabbè, ormai me l'ha detto. Ormai l'ho detto, quindi... Ormai l'ha detto, volevo fare una sorpresa, volevo fare il vlog direttamente... Ho rovinato tutto. Ha rovinato tutto, ecco. Quindi, quello lo escludo. Parigi... ci devo pensare, non mi ricordo se ci sei già stata, mannaggia. Ci sei già stata. E se no l'altra qual era? Napoli. No, è Parigi, penso. Non sono ancora stata a... Non sono ancora andata a Parigi. Sbagliato. Ma no! Non sei andata a Napoli? Non sono mai stata a Napoli. Ma non andavi in vacanza? Non sei andata in vacanza? No, andavo là vicino, ma Napoli, vicino, Napoli... Ma non... l'avevo fregato anche così, non è giusto. Vabbè. Io sono andata a Parigi quando avevo ben 3 anni. E io ero alto come quel comodino. Eri alto come me, socio. La cosa strana è che ci conosciamo da tantissimo. Ma infatti... Eppure è stato difficile trovare delle cose che l'altra persona non... Questa secondo me non la... Non conosceva perché ci conosciamo da anni. Questa non la becchi. Vai. Quale caduta peggiore ho fatto dalla bici? Dai pattini a rotelle
oppure dallo skateboard. Quale che la prima era dalla bici, dai pattini a rotelle, oppure dai pattini a rotelle. E ci hai preso. Woo! Ho fatto, ragazzi, un volo che voi non avete idea. Era tipo la quarta volta che mettevo i pattini a rotelle. Stavo andando in una stradina vicino a dove abitavo io prima. E c'era una discesa ed ero con mio padre. Ho detto a mio padre: tienimi che poi c'è la discesa, non vorrei che poi... Ma sì, ma vai! Qui non mi ha tenuto. Io non ero ancora bravo a usare il freno, quindi ho preso una velocità pazzesca. Mi sono fatto due curve, c'era poi un ponte. E il ponte c'era un dislivello. I racconti di sbotte. E quindi, hashtag racconti di sbotte, ho piantato un volo, mi sono fatto tutto di sedere al ponte. Per due giorni camminavo così. Ma sai perché l'ho detto? Perché mi viene in mente molti anni fa, quando abbiamo messo i pattini insieme qui, ed eri proprio scarsissima. Bravo. Io ho anche una foto di quel giorno, ti ricordi? Sì, adesso ve la metto. Così. Così nessuno mi seguirà più, dirà, oddio che mostro. No, vabbè, dirà, guarda come sbotte cambiamo anch'io. Allora, ragazzi, in quella foto avevo una maglietta con scritto... C'è scritto? Tipo esco il musical 2000. No, oggi non riesco a fare, ragazzi, sto male perché ho un raffreddore. Ti prego, mordimi. Qualcosa. Era il periodo di Twilight. Ah, capito? E infatti c'era scritto: per favore, mordimi. E sotto c'era scritto Twilight. Vabbè, ciaone. 1-0, carissimo. E vinco sempre. Queste challenge mi piacciono, Ma sul fatto che le vinca sempre. Sì, sì, ho fatto anche una challenge con Magic Matthew e ho vinto. Non l'hai vista? Non l'hai vista? Male. Voi l'avete vista? Male. Quando ho la febbre, non me la misuro per fingere di non avercela. Oppure, ogni settimana sto nella vasca almeno un'ora mentre guardo un telefilm. Oppure, quando studio, ripeto soltanto mentalmente e non ad alta voce. Io mi ricordo che tu quando studiavi ripetevi ad alta voce. Ok. Escludo. Sul fatto della serie TV, nella vasca da bagno, non so se hai una TV, come fai a vedere la serie TV? Vabbè, col computer. Computer potrebbe starci, magari in un momento. Dai, ogni settimana sto nella vasca un'ora mentre guardo un telefilm, oppure quando ho la febbre non me la misuro per fingere di non avercela. Adesso ho il riferimento. No, adesso no, perché non hai più motivi di fingere di non avere la febbre, quindi dico vado nella vasca da bagno. Sbagliato, carissimo. Ma basta! Perché, cioè, uno quando va a scuola finge di avercela. Io dico per fingere di non avercela. Ah, non avevo capito. Capito? Mi ha fregato quei giochi di parole. Ma lei, avete visto le mie? Faccio sempre. Arriva lei. Mi sento a farle più difficili, scusami, Dunque, veramente, quando tipo sto male, anche in questo momento sto malissimo, però... Non te la misuri? Non ho la febbre. Domani, febbre, lotti a casa. Muoio. Ve lo giuro, quando sto male, fingo di non star male perché non voglio star male. Quale abbuffata fino a star male ho fatto? Sei di pasta, quindi primi in generale, hamburger, oppure di carne, quindi grigliatone. Di pasta. È sbagliato. Ah, di cosa? Di cheeseburger del McDonald's. Quanti ne hai presi? 13, 12. Sì. Veramente? Sì. È perché abbiamo fatto una gara in terza liceo quando eravamo andati a Roma. Me la ricordo. Con Giorgio? Con Giorgio. No, non ricordo. Ecco, ci siamo andati lì alle casse, guardiamo la tipa, ciao, cosa volete? Che costano tutti 1 euro? Esatto. Vogliamo 12 cheeseburger a testa. Questa, guarda, stai scherzando. No, tu falli. Poi abbiamo andati avanti in botte, 3/4 d'ora a mangiare, pieni. Cretina che sono, anche assistito c'è. A questa cosa. Vabbè, è andata così, dai. Ve ne dico un'altra io. Una volta ho fatto una scalata. Ogni tanto faccio il sushi a casa. Una volta sono rimasta incastrata tra le porte scorrevoli. Conoscendoti potrebbe anche essere. Ma che tanto fai sushi a casa, se lo fai però sei un infame perché non mi chiami mai, quindi... Chi lo sa, chi lo sa. Dai, conoscendoti, dai, sarai incastrata, ti sarai... No, dimmi la verità è che ti sei incastrata nelle porte. Vero. Sì, lo sapevo! Conoscendoti, te lo giuro, ragazzi, quando ero più piccola, ma non so per quale motivo, perché adesso ci penso, le porte scorrevoli hanno il sensore... E se vai sotto non è che si chiudono. Eppure io rimasto in...
eri troppo piccola, il sensore non ti prendeva. Te lo giuro, così proprio, così. Impanicatissima! Era bloccata. I pinguini, caspita. Sono stato in America. Mi piace andare in barca e mi piace stare nei parchi. Allora, in America non ci sei stato. Ok. Ti piace andare in barca, ti piace stare nei parchi, ti piace andare in barca. È sbagliato. Come? Adoro stare nei parchi. Veramente? Vado sempre ai parchi. Dai, ma sei stato anche in barca? Sì, ma non hai detto che mi piace. Ma hai pubblicato tutte le foto, tutte Instagram, tutte le foto. Non so perché non lo hai detto io, mi piace. Io, vedi, a me piace andare nei parchi e poi mi aprono la macchina e mi rubano tutto quello che dentro. Ah, è vero, madonna, più vicina. Più vicina. Non mangio gli spinaci, non mangio le ostriche, non mangio le uova. Allora, le ostriche secondo me le mangi. Calcolando che sei forse un po' più schizzinosa con le verdure, sono orientato sugli spinaci. Però, hai detto anche ostriche e spinaci, eh? Uova. Uova. Gli spinaci. Sbagliato! Ho cominciato da qualche mese a mangiare gli spinaci, perché sai che non mangio verdure. E infatti... Però ho cominciato a mangiare qualche verdurina, così non mangio le ostriche. Ah, non mi piacciono. Sbiscide. A me facevano. Non mi piacevano fino a tipo 3-4 anni fa. Poi come a? Con il limone, spero. Oh, per carità, come anche non mangio tipo le uova di pesce. Il caviale. Le uova di pesce anche lì. Come quelle che mettono lì? Come le chiamano i giapponesi? Non lo so. Infatti dal sushi le tolgo. Il tobicco. Terribile, ma proprio anche il caviale. No, no. Ste donne che si perdono tutti i piaceri. Tutte le cose più costose non mi piacciono, eh. Perché anche il quando tartufo... si tratta di vestire. Recuperi sul vestire. Recupero. Invece vado sul mangiare. So scrivere anche con la mano sinistra. Tralascio il fatto che io scrivi male. Ok. A prescindere. Mm-hmm. Mi piace sistemare le cose in generale. Quando sono nervoso mi devo calmare. Oppure mi piace andare in moto. La prima cos'era? La prima era... So scrivere anche con la mano sinistra. Sai scrivere anche con la mano sinistra? E invece no. Ti piace scrivere le cose? Sì. Ah, ma no, tu non sei happy. No, sono con la sinistra, tipo taglio le cose, ho più forza. Vabbè, ma sono ingannevoli queste domande, dai. Mi hai messo in crisi. Ti piace tirare le cose quando sei nervoso? Anche a me. Quando sono nervoso mi devo calmare e devo sistemare le cose. Anch'io, ti lo giuro. Quando sono nervosa apro gli armadi, butto via tutto e... Sistemo. Grande. Boh, challenge è andata male. Finita in pareggio, un disastro. Penso che non ci conoscessimo da tutto sto tempo. Veramente. Pazzesco. Ce ne metteremo un'altra dove avremo più successo. Piuttosto scriveteci sotto nei commenti che altra challenge volete farci fare. Perché siamo un po' a corto di idee. Però faccene fare una dove si mangia. No, no, perché poi se c'è una challenge in cui si mangia... Esatto. Bene ragazzi, allora la challenge è finita qua. Sì, se vi è piaciuta, se vi abbiamo tenuto compagnia durante questo Natale 2016, mettete un mi piace, mi raccomando, sì. Che vi sto controllando in questo momento. Se poi non li avete messi mi piace per vedermi coi capelli rosa, eh? Non è abbastanza. Siete stati un po' deboli, eh? Un po' deboli siete stati. Io ve lo ricordo in quel video come si chiamava. Ve lo ricordo, ve lo lascio qui sotto nell'info box. Se arriva quel video a... quanti mi piacevamo detto? Io avevo detto 2005 però... Cioè, mettiamo 2000, abbassiamo la targa. No, come non è che si può abbassare. Allora lasciamo 2005. Sei arrivato 2005. Si fa i capelli rosa. Like. Però sì. Non sono ancora arrivati, quindi... Niente capelli rosa. Sei ancora salvo. Li ho appena tagliati, quindi starebbe anche bene qua una bella strisciata rosa. Tipo... e via. Oh. E niente ragazzi, noi vi mandiamo un grossissimo bacio. Alla prossima. Ciao. Andiamo un po'. No, perché tu stavi così e mi hai fatto prendere le cose male. Allora, io già ho gli occhi tutti così perché sto malissimo. Poi con la luce è ancora peggio. Adesso devo smettere di tirare su. Adesso vai in apnea. Per 15 minuti. Ciao a tutti. Ma io non so perché non riesco mai ad iniziare i video. Perché dico... Capito? È una challenge che si chiama...